Ma quanto saranno comode la smart TV, la banda larga e le informazioni a portata di tap? Per noi tutto ciò invece era semplicemente fantascienza. Ma tu, fai un salto nel futuro e iscriviti a questo canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Ah, che nostalgia per gli anni 80 e 90, no? Tutte quelle cose belle. Ma c'erano anche delle cose un po' bruttine, no? Dani, ti viene in mente qualcosa così? Beh, sì, sicuramente abbiamo avuto modo di vivere il lato bello e il lato brutto delle cose. Passando da una connessione che era no a pedali, qualcosa di tragico, perché chi aveva già la connessione a 56k era già un re, ma qualcuno ha avuto anche il passaggio di una connessione a internet a 14,4. Una vera tragedia. Peggio, peggio. Mili, però era vogliamo parlare del periodo delle scarpine amorose? No, però era divertente il rumorino che faceva quando Beh, si collegava. Quello tipo fax, dai. Bellissimo. Adoravo, sì. Beh, anche le scarpe, c'erano le fornarina. Non solo. Le buffalo. Esatto. Cioè, le erano no. Erano come? Erano bruttissime. Ah, oh, continuano erano ad essere bruttissime. In moda. Avevo paura che dicesse che erano bruttissime. No, belle, certo. Non esiste. Regalavano, cioè sono le classiche scarpe che regalavano quei 50 centimetri in più alle persone alte un metro e un tappo. I mammut, tutti belli pelosi. Le mettevi te? No. Come no? Gli devi dare un po' l'antipulci, sì. L'antipulci perché erano portatori. Le hai mai conosciute le art? Erano delle scarpe in risposta alle buffalo per donna, le art per uomo avevano delle zeppe enormi con le borchie o altra roba per sembrare. Guarda che anche le Dr. Martens le fecero con la zeppona. Ci sono ancora in commercio, cioè, ci sono ancora. Sì, purtroppo direi. Purtroppo. Comunque ci sono tante cose brutte che riguardano sia, vabbè, videogiochi come abbiamo già parlato nella scorsa puntata, ma anche tante comodità. Vogliamo parlare di Netflix ai nostri tempi? Ma che Netflix? Cioè, al massimo il cinema. Se proprio è, se ti andava bene. Io ve ne metto un'altra. E andavi al cinema. La macchina fotografica. Già. Prima facevi 100 foto. Forse una o due andavano bene su 100. 24 sì, il rullino. Sì, vabbè, il rullino sì, però te ne facevi un centinaio e quante te ne rimanevano? 2, 3, 5. Però le stampavi tutte. Sì. Poi sono uscite anche le macchine fotografiche usa e getta. Senza zoom, senza niente, sì. Andavi così alla cieca, sì. Come la faccio va bene, poi pago il fotografo che viene. Quelle erano le classiche macchine fotografiche che ti davano quando andavi in gita con la scuola. Esatto. Era elementare, o anche le medie avevano queste macchinettine del cavolo. Sai che quelle cose lì mi mancano? Ci facevo un giochino abbastanza sadico. Cosa? Quando finiva il rullino lo smontavo e dentro c'avevano la batteria che caricava il flash. Sì. Ecco, se ti toccavi nel punto sbagliato, quello ti fa una scarica elettrica spaventosa. E giustamente io da buon sadico andavo a farla addosso alla gente. Ovvio. Ovvio. Sono cose belle, sono cose bellissime della vita. Ma che ditino qui? E poi, ragazzi, la scheda telefonica per telefonare. Le cabine telefoniche. Le cabine sì, ma scheda. Non hai mai usato le schede? Mai visto, mai usato. C'erano i collezionisti accaniti di schede che andavano a saccheggiare nelle cabine telefoniche. C'era un raccoglitore per le schede esauste. Andavano a scassinarlo per andare a rubare queste schede perché avevano tutte le collezioni, eccetera, eccetera. Non so se ci sono ancora fanatici di questa cosa. Però penso di sì. Come quelli dei gettoni, il telefono a gettoni, ragazzi. Lo scatto alla risposta. Sì. Cioè, noi abbiamo pagato per anni lo scatto alla risposta. E nessuno di quelli che lo paghi ancora. Qualcosa sì, ma qualcuno non sa nemmeno cosa sia. Usavano anche gli squilli ai nostri tempi. Certo, eh. Squilli. Mieli. Sì. Ti ricordo le chiamate urbane e interurbane. Sì, no, vi ricordo anche il limite dei caratteri degli SMS. 60? 60 caratteri? Non mi ricordo quanti, ma erano sicuramente pochi. Vabbè, comunque. E di lì nacquero tutte le varie abbreviazioni. Che continuo a usare, infatti. No, che schifo, no? Sì, CMQ, comunque. Quella te la posso passare, però. C6, come... No, C6, no. Perché XKE, cioè... Ragazzi, voi siete abituati a Telegram, ma qualcuno...
si è fatto l'instant relay chat, IRC, ovvero le primissime chat su internet dove c'era un codice etico da seguire. Non dovevi scrivere maiuscolo perché era equivalente a urlare, sì, dovevi parlare in maniera corretta. E poi è cominciato a evolvere internet e essere più disponibile per la massa. Quindi sono approdato su MSN. MSN, anche lì, quello è stato un social network, ragazzi. Sì, cioè, avevi più recente, eh, la tua pagina personale che potevi personalizzare, e lì la gente ha cominciato a diventare famosa. Che poi anche non solo le cose tecnologiche, cioè io mi ricordo che se volevo un poster di una band, a quei tempi c'erano Backstreet Boys, cioè io dovevo comprare Shoe, se no non lo trovavo mai. Ora invece vai su internet e trovi tutto. Domanda, allora, io mi ricordo di questo Shoe vagamente solo perché mia sorella più grande ogni tanto arrivava a casa con questo giornalino, aveva tappezzato tutta la camera ovviamente in comune. Io mi ricordo che mi facevo dei lividi neri che avevano dei braccialetti tipo slap, che erano tipo rigidi, che te li davi il colpo e ti facevano il frustino e si chiudevano. Sì. Più recenti, vedrai. Fermi. Non lo so. Bonbon di malizia. Dove andavano quelli? Quelli uscivano con qualcos'altro. Li trovavi che c'erano lo zucchero filato, al chewing gum biascicato da vecchio, non me ne ricordo, sono cose... Erano tutte cose che uscivano, ma sono cose belle ma in realtà anche brutte, perché quella roba lì, secondo me, c'era della roba talmente tanto chimica, talmente tanto schifosa, che nemmeno i ratti sopravvivevano a quella roba lì. Ricordo le collane di Ciucci. Sì, è vero, io ce l'avevo. Le fascettine, le collanine, quelle fatte... A qualcuno gliene hanno fottute per andare in vacanza, gliene hanno strappate tutte. Cosa vedi? Anche gli Hello Kitty? Non erano ciucci, erano tutti i gadgettini di Hello Kitty che mi avevano fatto i bimbi a pattinaggio. Tossici e mortali per i bambini. L'hanno fatto benissimo. Cioè, quindi queste cose in realtà creavano solo dolore e schifezza. Ma vogliamo non parlare c'erano... della televisione? No, te lo dico io, c'era una cosa interessante che mi piaceva tantissimo in quegli anni che non ho più rifatto. Ragazzi, ma ve lo ricordate? Ok, il prezzo è giusto. I giochi in vagamente, non solo, anche il Lion, ve lo ricordate? C'era un gioco che era proprio una grafica spettacolare con un carrellino, questo leone che pubblicizzava la barretta energetica, che dovevi pigiare i tasti sul telefono per comandare e scegliere il percorso. Adoravo tantissimo. Comunque mi piacerebbe riviverlo. Ok, il prezzo è giusto. Sei interessato? Io non so se i nostri amici lo hanno mai visto, soprattutto quelli più giovani. Io vorrei... Meli si offre volontaria per riproporlo. Sì, proveremo. Certo, in chiave sales. Quando questo? Quindi domani. A questo punto domani. È una promessa? Certo. È una promessa. Promessa. Bene. Dopo questo, allora, non possiamo altro che darvi appuntamento a domani con la nostra Meli che farà... Meli Zanicchi. Certo. E mi raccomando, voi commentate, raccontateci le vostre cose negative degli anni 80-90. Sì, e soprattutto iscrivetevi. E mettete like. Quindi a domani. A domani sera. Ciao. Ciao.